Siamo. Grazie. Beh, intanto buonasera e grazie di questa bella partecipazione. Voglio intanto ringraziare chi ha reso possibile la realizzazione di questa bella iniziativa, in particolar modo Giacomo Tatti, presidente del Consorzio Granaio dei Medici, insieme chiaramente ai sindaci del Mugello. Che poi insomma prenderanno parola insieme alla Coldiretti, insieme poi oggi abbiamo anche l'occasione di avere con noi l'associazione culturale Amici di Giuliano Vanci, quindi ci sarà anche un momento diciamo più culturale. E ringrazio il collega Nicola Danti che è qui con noi, dovranno arrivare anche altri colleghi. E, beh, che dire, intanto mi fa molto piacere poter ospitare questa iniziativa che ha un duplice obiettivo. Da una parte far conoscere e valorizzare i nostri prodotti, i prodotti del Mugello, prodotti che mettono insieme la sostenibilità ambientale, la qualità, mettono insieme anche la tradizione, il saper fare di un territorio che appunto esprime grandissime, ma grandissime eccellenze. E dall'altra parte, qui al Parlamento europeo, noi portiamo avanti tante battaglie che hanno a che fare con la protezione del nostro Made in Italy. E per noi il Made in Italy si protegge soprattutto con la trasparenza, cioè il consumatore deve sapere obbligatoriamente in etichetta da dove arrivano i prodotti che consuma. E soprattutto da dove arriva la materia prima dei prodotti che consuma. Questa è una grande battaglia che continueremo a fare qui al Parlamento europeo, in Commissione Agri, in Commissione Envi, e che attraverso anche questa iniziativa è una battaglia di cui vogliamo rendere anche i colleghi stranieri partecipi. Io non mi voglio dilungare a lungo, anche perché appunto il mio è solo un messaggio di saluto e di ringraziamento. E siccome la serata è ricca e ci sono diverse persone che prenderanno la parola, passo subito a Giacomo Tatti, diciamo, il microfono e che dire, poi ci aspetta una bella degustazione, per cui non andate via e grazie ancora della vostra presenza. Buonasera a tutti e grazie a te Simona di averci dato l'opportunità di essere qua stasera. È un'occasione molto importante per il Mugello perché ci consente di manifestare la nostra identità, il nostro carattere attraverso l'eccellenza agricola, artigiana e artistica. Questo per noi è molto importante. Il percorso lo stiamo condividendo con altre realtà consortili che hanno condiviso i nostri principi di produzione, di filiera. Sono qua presenti il Consorzio di tutela del pane Mugello, il Consorzio di tutela del marrone IGP, CAF, Cooperativa Agricola di Firenzuola con le sue buonissime carni. E che dire? È veramente interessante poter porre all'attenzione di tutti voi a un livello istituzionale così importante queste progettualità. È un percorso che abbiamo condiviso, è un percorso che abbiamo fatto mai da soli, ma sempre accompagnati dalla Coldiretti che non ha fatto mancare il proprio sostegno. È qua presente in sala il presidente Nocentini che ringrazio. E non solo, il sostegno non è mai mancato neanche da parte delle istituzioni locali, in particolar modo della Unione Montana dei Comuni Mugello. Vedo qui un rappresentante, l'assessore all'agricoltura Federico Agnesti, Credito Cooperativo, la banca che ci ha sempre sostenuti, che continua a sostenerci in tutte queste progettualità. Io ho il dovere di ringraziare. La serata proseguirà con un ottimo buffet che noi vi mettiamo a disposizione grazie alla collaborazione dello chef Christian Borchi, che ha messo a propria disposizione la sua capacità professionale per fare saltare al meglio i sapori dei nostri prodotti. Quindi quelli parleranno da soli e non voglio appunto rubargli la parte.
Che dire, io vi ringrazio tutti per la vostra presenza, per contribuire alla riuscita di questa progettualità e vi auguro una buona serata, un buon proseguimento e buona serata a tutti, davvero. Lascio la parola a Matteo Borselli, segretario della nostra associazione Granaio dei Medici, che entrerà nello specifico dell'economia circolare con il quale abbiamo sviluppato una serie di progettualità fini alla realizzazione di nuovi prodotti. Non voglio tralasciare la tipologia di prodotto che noi vi andiamo a proporre, perché è interessante conoscerla, è il tortello di patata mugellano, è il castagnaccio fatto appunto con la farina dei marroni GP del consorzio Mugello, la battuta di carni di CAF, e l'olio che potrete degustare appunto accompagnando questi prodotti, il vino, e vi lascio appunto alla degustazione. Grazie a tutti voi, buona serata. Grazie Giacomo e buonasera a tutti. Mi presento, sono Matteo Borselli e da alcuni anni seguo un progetto molto importante per me, quello del consorzio del pane del Mugello. Oggi la storia di questo consorzio è abbastanza lunga, perché da 15 anni lo portiamo sulle tavole dei consumatori. Negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale e è sempre più apprezzato sulle tavole dei consumatori toscani, perché insomma si riesce a diffonderlo su grande parte del territorio regionale. Questo pane, oltre che essere buonissimo, ha dei pregi particolari, perché il grano in cui viene prodotto è coltivato in regime di agricoltura integrata, quindi con attenzione molto importante al territorio. È una risorsa molto importante. Il nostro obiettivo, oltre a quello di portarlo sulle tavole, è anche di non sprecare niente di questo prodotto. Quindi abbiamo avviato due progettualità che rientrano nell'economia circolare. Il nostro desiderio è quello di chiudere il ciclo non sprecando neanche un chicco di grano di quello che produciamo. Per questo tra pochi mesi riusciremo a proporre in vendita una birra in cui parte del malto d'orzo verrà sostituito dal pane avanzato nei punti vendita, e anche una linea dedicata al pane grattugiato. Quindi praticamente questa eccellenza del nostro territorio sarà completamente riutilizzata e non sprecheremo niente. Questo è un risultato molto importante per noi, perché siamo molto attenti alle risorse del pianeta e vogliamo fare un passo in avanti perché niente venga sprecato e perso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro tra poco una buona degustazione, visto che abbiamo parlato di tanti prodotti, magari vi viene l'acquolina in bocca, ecco. Lascio la parola a Roberto Nocentini, presidente del Codiretti. Sì, buonasera a tutti, grazie di questa grande opportunità. Noi i nostri prodotti li avevamo presentati, ma ancora non eravamo venuti mai a Bruxelles, per cui io davvero sono orgoglioso di seguire anche come presidente della Codiretti questi consorzi che da tempo, diciamo, insistono sul nostro territorio. Credo che sia una cosa importante, da sottolineare, una cosa molto semplice, però ecco, diciamo che abbiamo creato queste filiere e, come si dice noi in Coldiretti, è molto importante l'etichettatura, la materia prima del prodotto, la stagionalità e il chilometro zero. Io credo sia un esempio, perché questi prodotti, tutti questi prodotti che abbiamo detto, dal pane, dai tortelli, sono realizzati tutti con il grano, ma che abbiamo seminato nella nostra terra. Questo credo che sia la cosa importante, il chilometro zero e l'ambiente. E poi abbiamo il marrone, anche quello si distingue perché è diverso, ma anche un sapore diverso, e quindi è di GP del Mugello. Poi abbiamo le nostre carni, che si distinguono proprio perché abbiamo un territorio ricco, pieno di erba verde, quindi siamo dietro proprio alla sostenibilità ambientale e benessere animale, quindi proprio una cura degli animali, ma soprattutto ecco, una tradizione che deriva dai nostri nonni, ma con
diciamo, l'innovazione dei giovani, per fortuna ne abbiamo tanti e siamo, diciamo, orgogliosi di collaborare soprattutto anche con gli enti pubblici, che devo ringraziare, perché se non facessimo squadra non eravamo qua. Quindi una grande, diciamo, filiera, un grande territorio, e grazie di averci ospitato e siamo davvero contenti. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti, salve, io sono Federico Ignesti, mi ha già tirato in causa Giacomo Tatti, sono sindaco di Scarpi e San Piero. Insieme con me a rappresentare il Mugello ci sono i sindaci di Firenzuola, Claudio Scarpelli, di Dicomano, Stefano Passiatore, e di Palazzolo sul Senio, Cristian Menghetti. Comunione del Mugello, noi promuoviamo tutto ciò che riguarda lo sviluppo, la capacità del nostro territorio, soprattutto per ciò che riguarda l'agricoltura, e fino a qualche anno fa, derivando da una comunità montana, avevamo una delega diretta. Ora, con questa gestita dalla Regione Toscana, cerchiamo comunque di fare in modo che questa sia abbinata anche a quella che è la promozione del territorio, e soprattutto quindi agricoltura, turismo, paesaggio, ma anche tutto ciò che riguarda infrastrutture e altro. Quello che ci interessa soprattutto oggi, nel ringraziare dell'invito la parlamentare europea Simona Benafè, insieme anche agli altri del nostro collegio come Nicola Danti, penso sia quello di poter promuovere insieme, come dicevano prima gli intervenuti prima di me, quelli che sono i prodotti agroalimentari del territorio. Quindi grazie quindi agli interventi di Coldiretti, piuttosto che quelli del Granaio dei Medici, al Consorzio del Pane del Mugello e anche all'IGP del Marrone dell'Alto Mugello, e quindi anche una parte importante del nostro territorio dove c'è anche un orto frutticola, che insieme con la CAF hanno degli interventi diretti del pubblico per il mantenimento di queste strutture, che poi gestiti appunto dalle varie società ci permettono di fare in modo che questo territorio possa essere conosciuto per il suo agroalimentare. Il nostro agroalimentare è un lavoro di passione, è un lavoro anche duro, perché il nostro territorio orograficamente, non so se conoscete Mugello, insomma è a nord di Firenze, tra Firenze e Bologna, insomma con tutto l'Appennino che lo circonda, quindi anche chi lavora lo lavora con passione, quindi si lavora molto sulla qualità, quello dobbiamo dire, sull'agroalimentare nostro. Quindi ci fa piacere proprio essere qui al Parlamento europeo a discutere anche di quello che è il prodotto di qualità, di quella che è la politica agricola, che è indubbiamente, insomma, uno dei cardini dalla sua costituzione, a parte al suo tempo della non Unione Europea, ma insomma della Comunità Europea. Quindi oggi per noi diventano importanti quelli che sono le politiche di sviluppo per l'agricoltura, perché il nostro territorio negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità, molte aziende, dopo potrete degustare i vari prodotti, e penso che questo sia anche un aspetto fondamentale da mantenere in piedi e attenzionare. Quindi qualsiasi cosa ne derivi dalla politica sulla qualità della produzione agricola è determinante per ciò che riguarda il nostro territorio. Per il resto poi, insomma, come sapete, poi lo dirà meglio di me Valentina più tardi, vi illustrerà anche quali sono gli aspetti storici, turistici, culturali del nostro territorio, e quindi io vi ringrazio per la presenza, e soprattutto, insomma, ci fa piacere a noi come Unione dei Comuni del Mugello essere oggi qui presenti, insomma, per testimoniare l'importanza che hanno manifestazioni come questa per promuovere il territorio e far capire anche come si lavorano certe produzioni e che attenzione spesso alle volte necessita il pubblico anche per svincolare certi aspetti burocratici, che sì, è vero, siamo un'unione unica, ma a volte, insomma, ognuno guarda un pochino nei suoi aspetti per, non diciamo, per irrigidire magari gli aspetti legislativi, ma sicuramente, insomma, di Barberino di Mugello, oggi presidente dell'Associazione Culturale Amici di Giuliano Vangi, un'associazione che si è costituita appunto a Barberino di Mugello nel 2011 con lo scopo di seguire l'attività del maestro per farlo conoscere in maniera sempre più completa, ma il progetto più ambizioso che cerchiamo di concretizzare è quello di realizzare a Barberino un centro culturale, non un museo, come dice sempre il maestro, ma un centro culturale
dove naturalmente saranno ospitate le opere del maestro, ma soprattutto sarà un laboratorio delle arti dove i giovani in particolare possono studiare e operare nelle diverse espressioni artistiche. Giuliano Vangi, nato a Barberino, è diventato poi messaggero di cultura nel mondo, proprio nel mondo perché le sue opere si trovano in vari stati, si trovano in Russia, in Germania, in Corea, nel Giappone, dove addirittura gli è stato dedicato un museo, il Vangi Museum di Mishima, con oltre 60 opere esclusivamente dell'artista barberinese, un esempio unico al mondo di uno stato estero che ha dedicato un museo ad un artista a tuttora vivente. Un centro di cultura importante perché ci farà mettere in relazione con gli istituti culturali importanti fiorentini di grande eccellenza, quale l'Accademia di Belle Arti, l'Opificio di Pietre Dure, l'Istituto Statale d'Arte, l'Università, e quindi un centro dove si potrà fare formazione didattica verso i ragazzi e i giovani. Un centro che sarà realizzato a Barberino in centro urbano, quindi una valorizzazione del centro urbano, ma soprattutto una valorizzazione di tutto il territorio mugellano, perché noi pensiamo che una presenza così prestigiosa, tra l'altro un progetto curato dall'architetto svizzero Mario Botta, ci permetterà di farlo diventare il fulcro di un sistema turistico-culturale importante, quindi unire le eccellenze agroalimentari con la cultura. Credo che possa essere un futuro prossimo importante. Vi invito a seguire un breve filmato su Vangi e il Mugello, e poi a ritirare, quando ve ne andate, la brochure che presenterà il maestro. Grazie. Io sono nato in Mugello, a 3 anni e mia famiglia si è trasferita a Firenze. Però le vacanze della scuola, dal Natale alla Pasqua e le vacanze estive, era fisso Barberino e Mugello. Poi i miei nonni abitavano a Barberino, i miei cugini abitano ancora tutti lì, fra la Cavallina e Barberino. E sono nato proprio in piazza. Tante volte le persone mi richiamano quelle cose lì. Ma io sento un profumo, una cosa che intorno mi sembra di essere in quelle stanzone del Mugello, con la Venona, lì che stavo tutto sentito sopra. Tutti questi rapporti, delle cose che uno sente, profumi, rumori, sento battere, tanto. E sono piccolino, sì, quando mi nonno magari qualcuno da fuori batteva, chissà perché, e ricordo certi rumori, certi profumi, certi modi di fare, come certe luci che entrano nella finestra, sì. Tutte le sensazioni che uno ha, poi cerca di riportarle nella scultura, cerca di farle vivere. Sì, quando mi nonno magari qualcuno da fuori batteva, chissà perché, ricordo certi rumori, certi profumi, certi modi di fare, come certe luci che entrano nella finestra, sì. Tutte le sensazioni che uno ha, lui cerca di riportarle nella scultura, cerca di farle vivere. Thank you.
Grazie per l'attenzione. I have one. I will speak in English, so if the non-Italian can understand what I'm saying. I'm Valentina, and I'm from the Tourism Board of the Mugello. I'm the social media manager. So I will kick off my presentation with just 2 minutes video that I think that will tell you what Mugello is, because they just talk a lot, but you have to feel what it is. Tuscany. We are very close to Florence. We are just about 35 kilometers from the closest point. And you can reach the Mugello area from the major airports, so Bologna, Pisa, and Florence, and by train or by car with the major A1. If you go on, thank you. We are made up, so we are very close to Florence and we have a strong relationship with it. No, stay there, thank you. And because we are the land of the Medici family, I hope you heard, of course, the name of this important family, because they ruled Tuscany for over 300 years, but they were very important also for the European history, because they gave us 3 popes and 2 queens of France. And of course, they gave us the father of the Renaissance, Lawrence the Magnificent. He was one, he would really liked to stay in the Mugello area, in the Cafaggiolo, that it's now one of the UNESCO sites that we have. This actually was is one of the first representation of the Mugello that we have, and that is from Benozzo Gozzoli, from the Renaissance. You see the topper part is the Mugello, okay? That's Cafaggiolo Castle. Go on. So we have 3 UNESCO sites, 4 archaeological sites, 13 museums, but we are the birthplace of Giotto. We can say the inventor of the modern painting, and we are also the birthplace of Giuliano Vanji, as I said. But we are also a place for fun, of course. We cannot just, you know, go into museums or just eat. We have 1 international circuit, we have 1 lake, and of course, we are a land where you come for food and wine. So thank you very much for being here. I hope you enjoy our food. If you have any question, I'm here to answer, as well as my colleague. Thank you very much indeed.
Bene, vi ringrazio tutti per l'attenzione e vi invito a degustare i nostri sapori. Grazie, buona serata.